Ancora violenza a Mazara del Vallo, turista milanese pestato dal branco a Tornarella. Agli arresti domiciliari chiede soldi per restituire il motociclo rubato, 39enne trapanese finisce in carcere. Nuovo sistema di riscossione dei canoni di locazione per gli alloggi popolari. I bollettini arrivano attraverso l'Agenzia delle Entrate e sarà obbligatorio rispettare le date indicate per i pagamenti. Servizio di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni disabili di Mazara del Vallo, pubblicati dal Comune, gli atti di gara per l'affidamento del servizio relativo all'anno scolastico 2024-2025. Tra religione, storia e culto, dal 21 al 25 agosto, il festino di San Vito di Mazara del Vallo. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG8 Informazione. Iniziamo come al solito dalla cronaca, l'avete sentito nei titoli. Ancora violenza a Mazara del Vallo, un turista milanese pestato dal branco a Tornarella. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto, un altro atto di violenza è stato perpetrato a Mazara del Vallo. Erano circa le 3 del mattino quando un turista milanese, seduto in compagnia di alcuni amici sul muretto che delimita la spiaggia di Tornarella col lungomare Fata Morgana, tra i vidi Macao e Baywatch, veniva sfiorato da uno scooter con 3 giovani a bordo che percorreva ad alta velocità la pista ciclabile in controsenso. Il turista rimproverava i giovani il cui comportamento poteva portare a gravi conseguenze a loro stessi e alle tante persone che affollavano in quel momento la spiaggia. Dopo pochi minuti, chiamato a raccolta il branco, composto da una ventina di ragazzi e ragazze, sembra tutti minorenni, i giovani si presentavano dal turista, reo di essersi lamentato, picchiandolo ferocemente, tanto che il milanese, dopo aver provato a difendersi, ad un certo punto si è rannicchiato nella speranza che finissero presto. L'uomo ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie, ma fortunatamente non ha subito gravi conseguenze. Sull'accaduto sta indagando la polizia, che sta visionando i video delle telecamere presenti nel luogo. Questo è l'ennesimo caso di violenza successo a Tornarella in città, infatti sono diverse le segnalazioni di risse accadute nei luoghi della Movida e davanti o all'interno dei locali da ballo. La situazione è preoccupante in città anche a causa dell'aumento dell'uso di droghe, in particolar modo del crack e dell'alcol, anche tra i minorenni, come certificato nei giorni scorsi dall'ASP di Trapani. E continuiamo con la cronaca. Agli arresti domiciliari chiede soldi per restituire il motociclo rubato. 39enne trapanese finisce in carcere. I carabinieri della stazione di Trapani hanno eseguito una misura cautelare in carcere per reato di estorsione nei confronti di un 39enne del luogo, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio. I militari dell'arma, nel corso di un controllo presso l'abitazione dell'uomo, poiché ivi ristretto il regime di arresti domiciliari, notavano la contestuale presenza di 2 persone intente a spingere un motociclo dal cortile dell'abitazione. Dagli accertamenti esperiti emergeva che il motociclo era stato loro rubato qualche giorno prima e che il pregiudicato aveva provveduto alla sua restituzione dietro pagamento di una somma di denaro. In virtù degli elementi indiziari raccolti, il GIP del Tribunale di Trapani ne ha disposto l'immediata traduzione presso il carcere di Trapani. La Polizia di Stato di Trapani ferma un presunto scafista e arresta un cittadino straniero irregolare. Continua senza sosta l'attività di contrasto alla criminalità legata all'immigrazione clandestina da parte della Polizia di Stato. Alcuni giorni fa i poliziotti della squadra mobile della Questura di Trapani hanno sottoposto a fermo un cittadino tunisino, gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione allo sbarco di 30 migranti tunisini, intercettati e soccorsi al largo dell'isola di Favignana da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Diversi diportisti, infatti, avevano segnalato un gommone con evidenti difficoltà di galleggiamento che si dirigeva verso la terraferma. A termine delle procedure di identificazione dei migranti e dagli elementi emersi a seguito dell'attività di indagine, si è appurato che il cittadino tunisino sarebbe stato alla guida dell'imbarcazione, partita dalle coste tunisine con a bordo altri 30 migranti, che avrebbero dovuto approdare nelle coste siciliane. Il presunto scafista, così, è stato sottoposto a fermo ed è stato condotto in carcere con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata.
La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nella stessa giornata, presso l'hotspot di Pantelleria, invece, al termine delle complesse procedure di identificazione degli stranieri irregolari che nei giorni precedenti erano sbarcati presso l'isola, gli agenti hanno tratto in arresto un altro cittadino tunisino destinatario di un provvedimento dell'amministrazione giudiziaria. L'uomo deve scontare una pena di 7 anni e mesi 9 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi durante la sua permanenza in Italia. Anche quest'ultimo, dopo essere stato trasferito a Trapani, è stato recluso all'interno della locale casa circondariale a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. A causa del maltempo che si è abbattuto nel palermitano, una barca a vela di circa 50 metri, con 22 persone a bordo, è affondata intorno alle 5 di questa mattina nel tratto di mare davanti a Porticello, in provincia di Palermo. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Al momento il bilancio è di un morto e 6 dispersi. L'imbarcazione aveva a bordo per lo più britannici, ma anche un neozelandese, un cittadino dello Sri Lanka, 2 anglo-francesi e un irlandese. Sarebbe affondata a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, che si trova a 49 metri di profondità, a circa mezzo miglio dalla costa, e hanno salvato un bimbo di 1 anno che è stato trasportato all'ospedale dei bambini di Palermo. Carabinieri, 118 e Protezione Civile stanno accogliendo i superstiti. Continuano anche con l'ausilio di un elicottero le ricerche dei 6 dispersi. E giro di vite nelle attività di controllo dei locali di intrattenimento da parte della Polizia di Stato a Favignana. Nell'ambito dei controlli disposti settimanalmente dal questore di Trapani relativamente ai locali dove si svolgono trattenimenti danzanti all'aperto a Favignana, è stato emesso un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di pubblico spettacolo. Il provvedimento in questione è stato emesso nei confronti di un 43enne. È stata disposta la sospensione dell'attività per 7 giorni a seguito della comunicazione di notizie di reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani dalla stazione dei Carabinieri di Favignana per i reati di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento accertati a seguito di controllo effettuato dai militari dell'arma quando veniva verificata la presenza all'interno del locale di circa 300 persone, oltre 100 in più di quanti avrebbe dovuto contenere, nonché di 2 soggetti già noti ai militari palesemente impegnati nello svolgimento delle attività di addetti alla sicurezza, pur non essendo iscritti all'elenco prefettizio, contravvenendo pertanto a quanto disposto dalla legge e alle prescrizioni contenute nella licenza di pubblica sicurezza. Pertanto il titolare dell'esercizio si è reso responsabile dell'inosservanza delle prescrizioni di cui è la citata licenza, nonché di quanto disposto dalla norma in vigore. E sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri di Trapani per il periodo di Ferragosto, denunce, sanzioni al codice della strada. Ascoltiamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani durante la sera e la notte dello scorso Ferragosto hanno incrementato i servizi di vigilanza del territorio, potenziando i controlli lungo le principali arterie stradali e i luoghi sensibili al fine di prevenire la commissione di reati e accertarne eventuali violazioni al codice della strada. Il servizio svolto dagli uomini dell'arma ha portato al controllo di oltre 100 veicoli e all'identificazione di più di 250 persone. È stato denunciato un 50enne di Siena per guida stato di ebbrezza alcolica, sono stati segnalati alla prefettura di Trapani 10 persone quali assuntori non terapeutici in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Infine sono state elevate numerose contravvenzioni al codice della strada per un importo di complessivi 11.000 euro con il conseguente ritiro di 2 documenti di guida. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità NAS e del comando compagnia di Mazara del Vallo nei giorni scorsi hanno proceduto al sequestro di quasi 400 kg di prodotti ittici per un valore di circa 12.000 euro appartenenti a un'azienda del posto pronti per essere commercializzati.
Dall'ispezione dei carabinieri del NAS è emerso che i prodotti sequestrati sarebbero stati trattati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, motivo per il quale è scattata anche una sanzione di circa 2.000 euro. Ed ascoltiamo adesso nel servizio il bilancio dei controlli della Guardia Costiera di Mazara del Vallo per il Ferragosto. Anche per quest'anno la giornata di Ferragosto ha rappresentato il culmine dell'attività mare e laghi sicuri. L'attività della Capitaneria di Porto Mazarese è stata caratterizzata dal dispiegamento di uomini e mezzi. Una presenza rafforzata durante la giornata di Ferragosto e quella antecedente, visto il numero di bagnanti e diportisti che, come previsto, hanno affollato le spiagge e le acque del nostro litorale. L'unità navale GCB 101 ha assicurato la copertura di tutto il litorale di giurisdizione, da Tonnarella a Marinella di Selinunte. La vedetta CP 849 è rimasta disponibile per il servizio di ricerca e soccorso, mentre squadre a terra sono state inviate lungo le spiagge per la verifica del rispetto dell'ordinanza di sicurezza balneare emanata da questa capitaneria e dalle pertinenti disposizioni regionali sull'uso del demanio marittimo. Numerose le segnalazioni pervenute al 15:30 che hanno determinato immediato intervento delle pattuglie da terra e del gommone in dotazione. Si è intervenuti per segnalazioni di varia natura, dalla presenza di unità da diporto ormeggiate nella fascia riservata alla balneazione nelle acque antistanti la località Torretta Granitola, all'esperimento dell'attività di pesca subacquea sotto i 50 metri dalla zona di balneazione. Ad esito del pattugliamento a mare e a terra effettuato negli ultimi giorni, tre sanzioni pecuniarie sono state levate solo nella giornata di Ferragosto, per unità sottocosta non rispettanti il divieto di navigazione del limite di 300 metri dalla battigia e per la presenza di sub privi del previsto segnalamento. Fortunatamente non è stato richiesto l'intervento delle nostre unità navali per soccorso di bagnanti o unità da diporto in difficoltà, segno che la comunità mazzarese ha trascorso un Ferragosto all'insegna della serenità e del divertimento responsabile. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo continuerà comunque a svolgere i controlli fino al termine della stagione balneare, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti, nonché per contrastare comportamenti che violino l'ordinanza di sicurezza balneare, il codice della nautica da diporto e tutte le norme in materia di tutela del pubblico demanio e dell'ambiente marino e costiero, affinché le attività balneari e ricreative possano svolgersi in piena sicurezza. Si ricorda che eventuali emergenze potranno essere prontamente comunicate 24 ore su 24 via radio sul canale 16, nonché presso le seguenti utenze telefoniche: 1530 è il numero verde, 112 il numero di emergenza unico, 0923 94 63 88 il numero della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. In una chiesa di San Pietro, gremita di ogni ordine di posto, familiari, amici e un nutrito gruppo di sportivi, non solo della città di Mazara del Vallo, hanno reso stamani l'ultimo saluto ad Antonio Manciapane, storico custode e magazziniere dello stadio Nino Vaccara, venuto a mancare lo scorso venerdì. Presente alle esequie anche il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Il feretro di Antonio Manciapane, prima della tumulazione al cimitero comunale, è stato trasportato allo stadio Nino Vaccara per un giro d'onore in quella che è stata la sua seconda casa per oltre 60 anni. Nuovo sistema di riscossione dei canoni di locazione per gli alloggi popolari. I bollettini arrivano attraverso l'Agenzia delle Entrate e sarà obbligatorio rispettare le date indicate per i pagamenti. Dall'inizio dello scorso mese di luglio è cambiato il sistema di pagamento dei canoni di locazione degli alloggi popolari, gestiti dallo IOACP di Trapani. Per il pagamento dei canoni di locazione, gli assegnatari e gli occupanti a qualsiasi titolo di alloggi popolari e di locali non adibiti a scopi abitativi, commerciali e non commerciali, garage, riceveranno i bollettini dell'Agenzia delle Entrate. I canoni di locazione potranno essere corrisposti pagando presso gli sportelli postali, ma anche attraverso tutti i medesimi sistemi di pagamento. In passato il pagamento di canoni di locazione avveniva in maniera volontaria da parte dell'inquilino, adesso sarà obbligatorio corrispondere gli importi determinati per gli affitti mensili entro la data indicata nei bollettini inviati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia. Si evidenzia che la data indicata è quella già definita dal contratto di locazione.
Nel caso di mancato rispetto della data indicata per il versamento, sarà attivata la riscossione coattiva con il recupero forzoso del debito. In questo caso saranno anche conteggiate le sanzioni previste per legge. Questa novità, introdotta dallo IACP di Trapani, consentirà di mantenere maggiormente sotto controllo il flusso delle entrate dei canoni di locazione. Il nuovo sistema di riscossione introdotto dall'amministrazione dell'IACP di Trapani ha come finalità evidente quella di incrementare le entrate in bilancio. Ancora una volta si ricorda che l'IACP non ha trasferimenti da Stato e Regione, come accade per tutti gli altri enti locali, ma le entrate principali e uniche sono quelle ottenute dalla corresponsione dei canoni di locazione. Questo sistema è stato adottato per garantire che tutti rispettino il dovere di pagare l'affitto. Le entrate saranno destinate a incrementare i fondi a disposizione per la manutenzione ordinaria degli alloggi. Gli inquilini sono invitati a controllare i bollettini di pagamento e questo al fine di assicurarsi di pagare entro le scadenze indicate. Nulla cambierà ovviamente circa l'ammontare dei canoni di locazione, calcolati tenendo conto dei redditi familiari. A tal proposito si ricorda all'utenza l'obbligo di presentare entro il prossimo mese di ottobre i documenti attestanti il reddito, anche in forma negativa, dichiarato per l'anno 2023. L'obbligo riguarda gli inquilini che hanno presentato la dichiarazione nel 2022, per l'anno 2021, e per tutti gli inquilini che nel frattempo hanno sottoscritto nuovi contratti di locazione. Maggiori informazioni possono essere chieste all'URP e allo staff servizi informativi dell'IACP, chiamando i numeri telefonici ai quali risponderanno l'URP 0923 82 3100 o 82 31 103 e lo staff dei servizi informatici 0923 82 31 86. Gli uffici possono essere contattati anche tramite centralino 0923 82 31 11 o attraverso la posta elettronica info@iacptrapani.it. Il settore finanze e tributi del Comune di Marsala informa i cittadini che nei prossimi giorni verrà effettuata la consegna a domicilio degli avvisi di pagamento della tassa rifiuti, la TARI, relativi al 2024. Come approvato dal Consiglio Comunale di Marsala su proposta della Giunta Municipale, quest'anno sono state previste 5 rate. La prima scade il 31 agosto, l'ultima il 16 dicembre. Il versamento in unica soluzione dell'intero importo può essere invece effettuato entro il 31 di ottobre. Si evidenzia che il regolamento comunale prevede la concessione di un bonus sociale alle famiglie che versano in condizioni disagiate, stabilendo requisiti e modalità per fruire del beneficio. In ogni caso, il bonus sociale, ove spettante, comporterà l'esonero dell'ultima rata dovuta. Si precisa infine che qualora la ricezione dell'avviso avvenga oltre la data della prima scadenza 31 agosto, non saranno applicati né sanzioni né interessi. E passiamo a Mazara con il servizio di assistenza per l'autonomia alla comunicazione agli alunni disabili, pubblicati dal Comune appunto di Mazara gli atti di gara per l'affidamento del servizio relativo all'anno scolastico 2024-2025. Sono stati pubblicati nell'albo pretorio online comunale i documenti di gara relativi all'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del Comune di Mazara del Vallo per l'anno scolastico 2024-2025. La procedura di gara aperta verrà esperita per il tramite del sistema telematico Tutto Gare. Ed essendo una gara di rilevanza europea, per la decorrenza dei termini si attende la pubblicazione nel supplemento della Gazzetta Ufficiale Europea. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono complessivamente 110 gli alunni aventi diritto al servizio, sulla base degli elenchi forniti da ogni singolo istituto scolastico, mentre sono 42.398 le ore di servizio da prestare in loro favore, sulla base dei piani educativi personali a seguito delle diagnosi funzionali e delle certificazioni. Il servizio coprirà 34 settimane, presumibilmente dal 16 settembre 2024 al 7 giugno 2025, come da calendario scolastico 2024-2025. Il servizio denominato ASACOM è una prestazione obbligatoria dovuta per legge. È prevista nel disciplinare di gara una clausola sociale di salvaguardia per il personale già in servizio nello scorso anno scolastico, per assicurare anche la continuità educativa didattica e di sostegno specializzato all'alunno disabile. L'importo complessivo del servizio ammonta a circa 1 milione di euro.
9 giorni dedicati al confronto con i più importanti partner internazionali. Siracusa ospiterà dal 21 al 29 settembre il G7 Agricoltura e Pesca, insieme a una serie di eventi collaterali a tema organizzati dalla Regione Siciliana. È stato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a scegliere l'isola del centro storico di Siracusa, Ortigia appunto, come sede del Summit, per la prima volta riunisce agricoltura e pesca. Ci sarà anche una vetrina per le eccellenze agroalimentari italiane e siciliane, intitolata Divinazione Expo 24. E poi un importante calendario di eventi culturali organizzati dall'Assessorato del Turismo in collaborazione con l'INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico. Spazio anche alla promozione delle aree naturali protette tra video e visite guidate. Tra religione, storia e culto, ecco il festino di San Vito di Mazara del Vallo. Il servizio è tratto da un articolo di Salvatore Giacalone. Nell'ambito del festino di San Vito a Mazara del Vallo, promosso dall'amministrazione comunale di intesa con la forania di Mazara del Vallo e che avrà luogo dal 21 al 25 agosto, una componente significativa è sicuramente quella delle manifestazioni religiose curate dal vicario Don Giuseppe Alcamo. Al di là di questo, l'elemento centrale del festino sarà, secondo tradizione plurisecolare, il corteo a quadri viventi, che sarà integrato quest'anno da un corteo storico di alto significato culturale legato alla diffusione del culto di San Vito in Europa. Per questa ragione vi prenderanno parte personaggi raffiguranti re e imperatori che hanno governato l'area centrale del nostro continente nel corso del Medioevo e che con l'apporto fondamentale dei monaci benedettini di alcune fra le più importanti abbazie hanno portato a conoscenza di masse devote nell'area franca, germanica e dell'est europeo le virtù taumaturgiche e miracolose delle reliquie del Santo Patrono mazarese. Sfileranno in questo modo Teodolinda, regina dei Longobardi, insieme a Papa Gregorio Magno, che la convertì al cristianesimo, Pipino il Breve, re dei Franchi, che chiese e ottenne dal pontefice le prime reliquie di San Vito, il gran conte Ruggero d'Altavilla, accompagnato dal primo vescovo di Mazara, Stefan de Fer di Rouen, Ludovico I il Pio, che portò le reliquie di San Vito presso il grande monastero di Corvey in Sassonia, l'imperatore Carlo IV di Boemia, discendente da San Venceslao, che collocò altre reliquie presso la cattedrale di Praga, che egli fece ricostruire dedicandola a San Vito. Chiuderanno il corteo storico i giurati della città che nel 1614 chiesero e ottennero dal vescovo Marco La Cava che San Vito venisse dichiarato patrono di Mazara. L'azione itinerante sarà integrata da alcune spettacolari sequenze come quelle della lotta fra il bene e il male, impersonate dal demonio e dall'arcangelo Michele. L'insieme sarà animato dai cavalieri di San Vito a cavallo, dai tamburi di Aspra e soprattutto dai marinai di Mazara, incaricati alla manovra del carro trionfale recante la preziosa statua argentea di San Vito. Nel corso della manifestazione interverranno il vescovo Monsignor Angelo Giordanella e il sindaco di Mazara del Vallo, dottore Salvatore Quinci, e l'abate del monastero benedettino di San Martino delle Scale. Il festino si articolerà in più giornate, compresa quella della processione notturna e dell'imbarco tradizionale del Santo Protettore, oltre ad uno spettacolare corteo della pace, secondo il tema del festino di quest'anno, intitolato appunto alla pace con la partecipazione dei rappresentanti degli antichi quartieri della città. Direzione artistica del festino affidata, come negli ultimi 10 anni, al professore Giovanni Sgro. Il mare di Agrigento restituisce nuovi reperti dell'antichità. Sono state recuperate dai fondali di Cannatello, nella zona di San Leone, alcune parti di un'ancora originariamente montata su una piccola imbarcazione, probabilmente di epoca romana.
L'operazione è stata avviata dalla Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia dopo una segnalazione dell'Associazione BC Sicilia e ha potuto contare sul supporto dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e di quello dei sommozzatori di Messina. I reperti sono stati affidati al Parco Archeologico della Valle dei Templi per un primo trattamento di conservazione e poi verranno ospitati in una struttura museale dell'Agrigentino. Nuovo successo di pubblico per la Carmen del Sicilia Classica Festival, che per il secondo anno consecutivo, sabato 17 agosto, ha registrato il pieno al Teatro Antico di Taormina con un cast internazionale e la moderna regia di Antonio Zamfir. Ascoltiamo le interviste. Un progetto che negli anni sta crescendo e di questi siamo veramente orgogliosi e contenti. Ringrazio tutto lo staff perché comunque è una macchina operativa a 360 gradi. Ovviamente ancora una volta abbiamo portato in scena la Carmen di Bizet con un cast internazionale, sempre qui al Teatro Antico di Taormina, dove anche questa sera, dopo 5 anni, abbiamo registrato il pienone. Particolare, le cose particolari per questo Carmen sono, diciamo, due punti. Uno, che ho sostituito i castagnetti con due pistole. Questa significa una novità, una modernità nella produzione classica. Il secondo, nell'area di Habanera, Carmen diventa un alter ego, una ballerina meravigliosa, la voglio ringraziare, che sta nello secondo piano, indietro da Carmen, e balla come fosse Carmen. Carmen canta in fronte e lei balla indietro. È una esperienza unica perché sono cantanti italiani, il tenore è georgiano, io sono romeno. Allora siamo internazionali da questo punto di vista, ma il fatto che stiamo venendo dalle culture diverse, ma insieme riusciamo a mettere un'opera francese qui in Italia, in questo meraviglioso teatro, per me è una gioia e spero che avrò la possibilità di rivenire presto. Scamillo, che diciamo, è quel rock star che è abituato, diciamo, alla tensione della gente, è qui con questa aria del Toreador che è magnifica, è molto divertente, è una delle aree più, diciamo, popolari dell'opera, di questa opera e dell'opera in generale, devo dire, no? Allora sono molto molto contento, questo è sempre speciale, diciamo che la culturalità è una cosa che a me mi interessa moltissimo. Certo, abbiamo un Don José dalla Georgia, abbiamo anche una Carmen russa, che anche gli italiani, questi due, perché hanno lavorato e hanno studiato qui in Italia, anch'io che sono messicano, ma ho lavorato con tanti amici italiani anche qui in Italia, che ho preso delle lezioni con i cantanti bravissimi italiani. Siamo lieti di essere con Sicilia Classica Festival per il secondo anno. Il piccolo coro ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla rappresentazione di Carmen. Un impegno grandissimo che il piccolo coro ha con la cultura musicale, con la musica classica e anche con Sicilia Classica Festival. Quest'anno in particolare, in cui il piccolo coro compie il suo 16° compleanno dalla fondazione dell'attività. Il piccolo coro, come sapete, ha bambini in età compresa tra i 4 e i 14 anni, un coro di voci bianche che appunto dirigo da 16 anni e che ci porta sempre a grandi esperienze, e anche quest'anno un secondo premio. L'anno scorso è stato dato per l'impegno sociale e culturale, quest'anno il premio del Sicilia Classica Festival è stato conferito anche a me come direttore e anche a tutti i bambini. È arrivata la seconda convocazione al raduno nazionale per la campionessa Chiara Russo della Fighter Taekwondo Sicilia, dopo aver conquistato la medaglia d'oro alla Coppa Italia a squadre regionali. Su disposizione del direttore tecnico nazionale Claudio Nolano, l'atleta russo si è presentata ieri presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, dove vi rimarrà fino a venerdì 23 agosto. La squadra Fighter Taekwondo al completo augura a Chiara Russo di riuscire a conquistare un posto da titolare nella categoria 44 kg della nazionale italiana per la partenza al Mondiale Juniores, che si svolgerà a Chungcheon, stato di Gangwon, nella Repubblica di Corea.
E il Futsal Mazara è lieto di annunciare la riconferma di Giovanni Pomiglia. Per la quarta stagione consecutiva Giovanni Pomiglia farà parte dello staff tecnico gialloblu. Anche quest'anno coadiuverà mister Bruno nella gestione del lavoro atletico della squadra. Grazie alla sua grande empatia, Giovanni Pomiglia si è rivelato nel corso degli anni una figura fondamentale anche all'interno dello spogliatoio gialloblu. È stagione sportiva che sta per avviarsi per la Folgore di Castelvetrano. Ai microfoni di Castelvetrano News, intervistato da Elio Indelicato, ascoltiamo il tecnico rossonero, il mazzarese Filippo Cavataio. Mister Cavataio, allora siamo quasi pronti per la Coppa Italia. Cosa manca a questa Folgore, ammesso che manchi qualche cosa? No, siamo abbastanza completi, il gruppo già abbastanza numeroso, quindi speriamo di iniziare la Coppa Italia in maniera tranquilla e decente, poi ci prepareremo ancora di più per il campionato. C'è qualche giocatore che ancora non è a tua disposizione? Mi pare che Giardina ha qualche problema fisico, un problema a un piede, ma risolvibilissimo. No, ma ho avuto un problema, un incidente domestico, diciamo, poi per il resto è a posto. No, non abbiamo infortunati, dopo 20 giorni di preparazione siamo tutti in buon stato di salute, quindi speriamo di continuare così e arrivare, come ti dicevo, al campionato tutti in piena forma. Cosa manca a questa Folgore? Se manca? No, non manca niente, manca solo iniziare e sperare di fare subito bene per dare coraggio a questi ragazzi che sono una squadra giovane, quindi dare un po' di fiducia. Per il resto qualche cosa in entrata, in uscita, quello è normale, il mercato è ancora aperto, quindi vedremo strada facendo. Certo. Il fatto che 5 male sia andato via significa che bisogna sostituirlo con un altro centrale difensivo, no? No, ma siamo a posto così. Il 5 male è stato un discorso non tecnico, non voglio entrare nella situazione. Però no, c'ho dei giovani che possono benissimo, non dico sostituire 5 male, ma sostituire numericamente quella che è la rossa. Il direttore sportivo Renzo Calamia parla di qualche ciliegina che potrebbe arrivare. Ci può anticipare qualche cosa? Ma come ti dicevo, siamo ancora in corso d'opera, manca se manca qualcosina. Perché e non diccelo, detto cosa che manca, dai, diccelo. No, cosa. Siamo alla ricerca di un centrocampista, sicuramente può dare un po' di spessore, un po' di qualità in mezzo al campo, poi per il resto siamo abbastanza completi. Per la Coppa Italia si sanno gli accoppiamenti, ancora è presto? No, credo che sia ancora presto, comunque indipendentemente da tutto la Coppa Italia è un rodaggio, quindi è di preparazione al campionato, però è normale che nessuno vuole mollare facilmente, quindi per noi saranno due partite per vedere insomma a che punto siamo. Preferisci lo Sciacco o il Marsala? No, non c'è preferenza, tanto sono squadre che dobbiamo affrontare durante il campionato, quindi non è un problema. Abbiamo trovato un buon fondo campo, si sta lavorando anche sul fondo campo, è stato sabbiato, questo campo, a beneficio anche dei giocatori chiaramente, no? Il campo è stato, rispetto all'anno scorso, credo che sia l'80% migliorato, certo ancora manca un po' di pioggia che magari ci possa aiutare questo campo a crescere un altro po', comunque credo che sia a buon punto. Luca Catalano, mazzarese, classe 1998, giocherà la prossima stagione di pallavolo in Serie B con lo Scalia Volley Sciacca. Il giovane centrale ha mosso i suoi primi passi nel mondo del volley con il Mazara 95, con cui ha disputato due finali regionali nelle categorie Under 19 e Under 20. Successivamente ha dimostrato il suo valore in Serie C con l'SP Auto Mazara, dove ha giocato per 7 stagioni consecutive, diventando una delle colonne portanti della squadra. E chiudiamo con un lieto evento. Lo scorso 16 agosto a Mazara del Vallo si è celebrato un evento straordinario, il 100° compleanno della signora Giovanna Castelli. Nonna Giovanna, nata il 16 agosto del 1924, è attiva e lucida e dedica molto tempo della sua giornata alla preghiera. Ha due figli e 3 nipoti, vedova di Gaspare Foderà, Giovanna Castelli circa 30 anni fa perse un figlio, Matteo, in un tragico incidente mentre faceva pesca subacquea. L'importante traguardo del secolo di vita è stato festeggiato con una cerimonia alla quale hanno partecipato la sua numerosa famiglia, i suoi cari amici, padre Giuseppe Lupo, parroco della chiesa di Santa Maria di Gesù,
e il sindaco Salvatore Quinci, in segno di stima e riconoscimento per rendere omaggio a una donna che ha attraversato un intero secolo di storia, portando con sé ricordi ed esperienze che rappresentano un patrimonio inestimabile per tutta la comunità. Il sindaco Salvatore Quinci ha consegnato una pergamena celebrativa. E questa, come vi annunciavamo, era l'ultima notizia del TG odierno. Vi aspettiamo alla prossima edizione.